come sempre penso alla nostra squadra, penso a quello che dobbiamo fare noi. E credo che in questi giorni ho sentito parlare molto, mi fa molto piacere quello che ho sentito, nel senso che ho sentito parlare di calciatori, giornalisti, tifosi, dirigenti, parole di consapevolezza. E questo credo che sia invece proprio la strada che abbiamo seguito, quindi per me io sorrido a questo perché tutto l'anno che credo che la nostra, il più grande lavoro fatto in questa squadra sia stato quello della consapevolezza. Sappiamo chi siamo. Di solito in tutti i campionati poi c'è qualche rammarico, ma poi se uno si ferma a pensare magari c'è anche qualche momento in cui abbiamo preso qualche punto che non meritavamo. Certo, noi da questo punto di vista forse non proprio dei punti, ma anche poi magari adesso uscirà fuori, ma non voglio neanche dirlo, anche di alcune decisioni non dipendenti dalla nostra volontà in campo abbiamo perso qualcosa, ma ormai, però come sempre, se uno è consapevole sa che la situazione è questa, quindi non possiamo tornare indietro, sappiamo che dobbiamo giocarci queste quattro partite alla morte per tirarci fuori da questa situazione. Ma questo, quello che sarà domani, io non lo so, io so soltanto che quel giorno di dicembre qui con freddo cane alle 20:30 abbiamo sofferto molto il Pordenone. Questo ce l'ho bene in testa, abbiamo sofferto sia da un punto di vista tecnico-tattico, sia da un punto di vista dell'aggressività, della presenza, della personalità. Quindi questo è, secondo me, è quello che noi dobbiamo guardare di più. Quindi Pordenone qui c'ha, in modo sportivo ci ha ucciso. Dobbiamo vedere anche questo aspetto. Noi siamo un'altra squadra sicuramente e loro sono sempre un'ottima squadra e noi siamo un'altra squadra, però abbiamo la consapevolezza che siamo un'altra squadra. Ma sì, ho un dubbio molto che mi tormenta, ma perché credo che da un punto di vista tattico sono d'accordo con te, nel senso che magari quella è la possiamo giocare in un determinato modo, però c'è un calciatore che sta facendo benissimo, quindi tirarlo fuori mi dispiace, quindi chiederò, il mio orientamento è o gioca uno o gioca l'altro e se gioca l'altro chiederò un ulteriore sacrificio rispetto alle sue caratteristiche. Sicuramente avere la rabbia agonistica giusta, la transa agonistica giusta la fa sempre da padrone. Nel senso che se arriviamo primi sui contrasti, se abbiamo voglia di non farli giocare, se abbiamo voglia di portare a casa un risultato, credo che è sempre difficile. I livelli sono questi, non è che giochiamo, anche se loro pensano di fare un solo boccone del tero, ma in realtà io non credo che sia così. Anzi, credo che noi abbiamo le nostre carte da giocarci.